Daydreamer, trama, 23esima puntata. Sanem furiosa con Jean. Daydreamer prosegue e la storia tra Jean e Sanem sta raggiungendo alcuni punti importanti, come l'imminente matrimonio. Nella 23esima puntata però tra i due, le cose torneranno ad andare male e parte della colpa sarà proprio di Egypt. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Daydreamer, dove eravamo rimasti? Jean chiede a Sanem di andare via da Istanbul, ma lei non vuole, perché lì c'è tutto ciò che ha. Le cose tra i due vanno male perché Jean è sempre più convinto che Egypt provi qualcosa per lei, mentre Sanem crede il contrario. Il fotografo arriva ad attaccare Egypt davanti alla ragazza, che lo difende. Sanem non riesce più a scrivere e rischia di perdere il contratto con la casa editrice americana di cui le ha parlato Egypt. E quest'ultimo le dice che se è bloccata è a causa di Jean. Intanto quest'ultimo pensa che si possa trattare di una truffa. Jean chiede indietro a Uma le chiavi di casa e le dice che è arrivato il momento di separarsi e anche se la donna non lo dà a vedere è molto alterata. Il ragazzo poi è costretto a rivelare ad Emre che il padre non potrà partecipare ai festeggiamenti con Leila perché è gravemente malato. Daydreamer, trama, 23esima puntata. Jean e Egypt litigano durante la festa di Emre e Leila. Uma, furiosa per essere stata cacciata dalla casa di Jean, vuole far scoppiare una forte lite tra lui e Egypt. Così va a riferire a quest'ultimo che suo figlio non permetterà mai a Sanem di pubblicare un libro che parli della loro relazione e che quindi potrebbe essere pronto a fare la guerra. Alla festa del matrimonio di Emre e Leila partecipano anche Jean e Sanem, ma tra di loro la situazione è tesa. Il fotografo, mettendo a posto le cose della ragazza, ha trovato la dedica di Egypt sul libro. Durante la festa, Jean continua a insistere con Sanem, dicendole che Egypt non le toglie mai gli occhi di dosso ed è evidente che voglia ottenere qualcosa. Proprio mentre il party va avanti, si presenta l'uomo che Jean aveva incaricato per indagare su Egypt, che gli svela che quest'ultimo non ha nessun aggancio in America. Davanti a tutti scoppia una lite fortissima tra Jean e Egypt e i due arrivano alle mani. Sanem è sconvolta e arrabbiatissima con Jean, che ha rovinato la festa. Daydreamer, trama, 23esima puntata. Jean prova a farsi perdonare. Sanem cerca di sedare la discussione senza risultato. Egypt però fa improvvisamente vedere a entrambi le prove dell'accordo con la casa editrice americana. Più tardi Jean e Sanem provano a chiarirsi, ma lei è molto arrabbiata per il suo comportamento e pensa che nel loro rapporto ci siano troppi problemi. Tentando di farsi perdonare, Jean porta Sanem al capanno il giorno successivo, cercando di allestire per lei il luogo ideale per trovare l'ispirazione per il libro. Le mette la musica e le fa trovare frutta e fiori. Sanem continua a guardare tutto senza riuscire a scrivere, così chiede di essere portata nella casa editrice, dove anche Egypt ha avuto la stessa idea del fotografo e ha allestito una stanza per lei. Jean non ne può più di Egypt e decide di contattare un suo amico editore. Che cosa ne pensate? Ci sarà il lieto fine per questa coppia o bisognerà attendere ancora? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.